Bentornati con l'informazione cristiana del notiziario ADI. L'attività redazionale della nostra testata continua anche in tempo di vacanze estive e apriamo quindi il nostro giornale con l'Osservatorio Evangelico che ci porta a riflettere su come la psicologia definisce l'immobilità e la mancanza di stimoli negli individui. Ascoltiamo insieme. Vi è mai capitato di incontrare all'improvviso di sera un banco di nebbia quasi impenetrabile? Per chi vive in climi miti e non è abituato a questo tipo di esperienza, il senso di impotenza che ne scaturisce è quasi paralizzante. A un certo punto non sai se fermarti o procedere lentamente, molto lentamente, al punto che sembra quasi fare un salto nel vuoto ogni metro che passa. Gli studiosi americani stanno analizzando alcuni degli effetti meno appariscenti, eppure non meno preoccupanti, dell'attuale pandemia. Non solo dal punto di vista dei contagi e, ahimè, dei decessi, ma dal punto di vista sociale e psicologico, andando a influenzare negativamente quella che chiamiamo qualità di vita. I danni derivanti dalla mancanza di normalità, di certezze relative ma pur sempre certezze, la difficoltà di progettare un futuro, non ha niente a che vedere con la depressione o con il disturbo da stress post-traumatico, né con la definizione di burnout, che descrive la sindrome caratterizzata da esaurimento emotivo, irrequietezza, apatia, depersonalizzazione e senso di frustrazione a causa dello stress da lavoro. L'illanguidimento è un'altra cosa. Il termine usato dagli studiosi è languishing, che può essere tradotto in italiano per l'appunto illanguidimento, che in psicologia definisce un senso di vuotezza, di immobilità, di mancanza di stimoli. Una delle descrizioni più efficaci potrebbe essere quella data da uno studioso: un senso di stagnazione e di vuoto, quella mancanza di stimoli per progettare per il futuro. È uno stato mentale contrario e opposto alla floridezza, flourishing, che invece definisce uno stato in cui l'individuo prova emozioni positive rispetto alla vita e funziona bene psicologicamente e socialmente. Per tanti il termine languire è poco comune, ma dal punto di vista spirituale non si può non notare come la Bibbia tratti diffusamente il tema del languire, come ad esempio quando riporta il lamento di Davide nel cercare il Signore: «L'anima mia langue e vien meno», o quando il profeta Isaia al capitolo 24 descrive la condizione di chi vive lontano da Dio: «La terra è in lutto e spossata». Il mondo langue, è spossato, gli altolocati fra il popolo della terra languono. Come spesso accade, quello che la Bibbia diagnostica, la Bibbia stessa cura. Dunque, in essa troviamo anche il rimedio per questo subdolo malessere che si realizza nell'intervento personale di Dio, in Cristo Gesù. «Io ristorerò l'anima stanca, sazierò ogni anima languente». Geremia, capitolo 31, versetto 25. Non escludiamo Dio dalla nostra vita perché Lui solo è in grado di ristorare le nostre anime e di farle rifiorire dal peggiore degli illanguidimenti. E ora voltiamo pagina e riportiamo una notizia dall'estero. Parliamo della condizione delle chiese cristiane in Nigeria. Un fenomeno allarmante riguarda, ormai da diversi anni, le chiese nigeriane di tutte le confessioni, continuamente esposte a ripetuti attacchi, molti dei quali mortali. Un ultimo episodio riguarda il rapimento dei circa 100 studenti della Bethel Baptist School di Kaduna, per la cui liberazione è stato chiesto alle famiglie un riscatto ingente. Il numero dei cristiani uccisi in Nigeria in questo anno è salito a circa 3.400. Agli omicidi si aggiungono i rapimenti e la distruzione dei locali di culto. Secondo gli ultimi dati, 309 milioni di fedeli cristiani in tutto il mondo subiscono persecuzioni estreme, molti dei quali si trovano in Africa. Le parole di Gesù sono sempre di grande attualità. «Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio, a motivo del figlio dell'uomo». Luca capitolo 6 versetto 22. I credenti dei paesi liberi sono chiamati in primo luogo a pregare per i loro fratelli e, secondo le loro possibilità, a intervenire affinché vengano rispettati i diritti legati alla libertà religiosa. E rieccoci in studio. Per quanti dei nostri ascoltatori stanno avendo un periodo di riposo dalle proprie attività lavorative, il notiziario ADI ha preparato due appuntamenti a carattere letterario, dove incontriamo ADI Media, il servizio pubblicazioni delle Assemblee di Dio in Italia. Ai nostri microfoni il pastore Giorgio Botturi.
Cari ascoltatori, oggi vi vogliamo presentare un libro scritto da John Lennox, che è un fratello, nonché professore emerito di matematica all'Università di Oxford. Il titolo è 2084. È ovvio che il riferimento al libro di George Orwell dal titolo 1984. Il riferimento è all'influenza dell'intelligenza artificiale e il futuro dell'umanità. Dove andiamo a collocare Dio in tutta questa situazione? Bene, il libro ce lo spiega in maniera eccellente. Il secondo testo invece è scritto da Mike Cosper, che ha scritto diversi libri sul rapporto tra fede e cultura, e il titolo è Fede in un mondo senza fede. Vivere da cristiani in una cultura che nega Dio. Il riferimento è al libro di Esther, che si trovava a vivere in una cultura spietata, piena di idoli, che escludeva Dio dal vivere quotidiano e che spingeva al conformismo. Non è forse questa la situazione nella quale noi ci troviamo oggi? Ebbene, questo libro è un vigoroso appello al risveglio spirituale in un'epoca di malessere e apatia fin troppo diffuse. Come ci comporteremo? Leggiamo questo libro e lo scopriremo. Termina qui l'appuntamento con l'informazione del notiziario ADI. Condividete questa edizione sui vostri profili social e con i vostri amici e continuate a seguire il notiziario ADI in podcast su Spreaker.com, sul profilo Facebook del notiziario ADI e sul canale YouTube della nostra redazione. Sullo store del vostro smartphone è disponibile gratuitamente l'app ADI DMRT con cui potrete ascoltare la programmazione di Radio Evangelo, seguire gli aggiornamenti del notiziario ADI e seguire ancora le rubriche di ADI audiovisivi. Grazie a tutti voi per l'attenzione e ancora un saluto dal notiziario ADI, l'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.